Gesù nella sua gloria. Nel racconto della Trasfigurazione siamo invitati a mettere Cristo al centro della nostra fede, a vedere in Lui la sintesi di tutta la parola di Dio, dell'Antico Testamento come del Nuovo, della nostra fede e del nostro morire e risorgere in Lui. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli. Gesù prende con sé un piccolo gruppo, sale su un monte. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Gesù rivela la sua gloria. Mostra la sua vera identità, anticipa la visione della resurrezione. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». I simboli dei profeti della legge appaiono accanto a Gesù. Essi non solo parlano con Cristo, ma nei loro scritti ci parlano di Cristo. Pietro vorrebbe fissare in eterno questo momento, ma manca da compiere la cosa più importante. Non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. Davanti a Dio le parole vengono a mancare. Di Dio è sempre più quello che non si riesce a dire che quello che si sa. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». La vista viene offuscata e ci si apre all'ascolto. È nel silenzio che ci si apre all'ascolto di Dio. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Tutto scompare, solo Gesù rimane. Non c'è quindi bisogno di altro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. I discepoli non raccontano e non capiscono. Per capire cosa significhi risorgere, bisogna morire in croce con Cristo. E lo interrogavano: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Egli rispose loro: «Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Ma come sta scritto del Figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato». Sembra quasi che i discepoli vogliano cambiare discorso. Gesù subito li riporta a guardare alla croce. «Io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui». Elia è qui Giovanni Battista. Da una parte c'è il dono di Dio e dall'altra chi lo rifiuta. Nella tua croce la mia salvezza,